Let's go! Bentornati, ovetti, su Kirby Planet Robobot! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Mechanite e raggiunto l'area 5. E oggi è il momento di giocare un po'. No, mi spiace, ma Kirby non approva queste cose. Ma approva prendere cose extra e cose molto buone se state attenti. Non entrate nel casino. Perché c'è un ingresso secondario qui, molto importante, perché qui c'è la terza abilità Smash. La chiamo terza perché è, seriamente, il terzo posto dove è possibile prendere l'abilità Smash. Ce ne sarebbe, credo, un altro, però non si trova molto facilmente. Abbiamo già visto dove prendere l'abilità Smash e ho preso anche l'adesivo raro, mi raccomando, in altri livelli di altri mondi, ma ora come ora non interessa a nessuno, almeno non a me. Come si fa il martello? No, come si fa il martello? So che c'è un tipo di martello che si può fare. Ipermartellata. Così. Oh, mamma mia! Sono secoli che non controllavo come si faceva e quindi non sapevo come farlo. Ora però so come fare. Basta fare così. Cioè no, non così. Senza lo scatto. Così. Ce l'ho fatta. È un attacco molto molto potente. Quindi mi raccomando, state attenti. Anche perché vi lascio un po' scoperto. Ma dovreste già saperlo se avete già giocato a Super Smash Bros. Ultimate. Parlando di Super Smash Bros. Ultimate, Smash! Ok, cerchiamo di fare voilà e di continuare a colpire questo blocchi. Così! Ok, e così. Se non sbaglio Kirby può anche fare alcune prese, ma non le faccio mai, se devo essere sincero. Vai così! Super attacco supremo. Non lo so neanche io. Senti Ciccio, vuoi attaccarmi oppure no? Perfetto, Smash, visto? Può fare prese. Abbiamo bisogno della roccia? No, abbiamo roccia dentro l'abilità Smash. Quindi non serve a nulla e quindi non la prenderò. E si va avanti. Mi sembra di averlo già detto, questo è probabilmente uno dei livelli più belli del gioco. Almeno secondo me. Non so perché, è bello, fine. Ah, sì, ora so perché. Attenzione alle gigantesche palle da biliardo che ci sono qui. Serve attacco che taglia? Non ti preoccupare, non serve a nulla, perché abbiamo roccia. Già, la roccia vi impedisce di prendere danno anche contro le gigantesche palle da biliardo. Non contro altri tipi di attacco, però, quindi rocca, rocca, rocca forte. No, roccia, che in realtà è pietra, lo so, è pietra, non roccia. Devo andare là? No, non devo andare là, anche perché sono Super Macho Man. Non c'è neanche un adesivo, ci fosse un adesivo ci andrei, ma non c'è, quindi va bene. Allora, cos'è il 2, vero? No, il 4, il 4 è viola, ero sicuro che il 2 fosse viola, o forse il 2 è blu. Vabbè, pazienza, cambiamo scenario e stiamo attenti, anche perché a breve dovrei raggiungere il primo cubo codice. Ho ragione? Sì, ok. Allora, stiamo in guardia, non voglio essere schiacciato da questi cosi giganti. Che sfortunatamente non possiamo attivare. Ehi, c'è qualcosa lì! Andiamo nello sfondo, grazie. Attenzione perché prenderete danno se siete troppo veloci ad andare nei portali. Ok, come ha fatto quella spina a non colpirmi, lo sa solamente lei, ma non importa. Abbiamo un tizio qui, una testa calda. Non si chiama così, lo so. Dunque, siamo arrivati al punto X. Sì che siamo arrivati al punto X, almeno credo. Non ti azzardare a colpirmi. Non vi azzardate a colpirmi. Sto controllando molto rapidamente. Oh no, no, non ci vedo. Oh, no, fermi. No, no, roccia. Ho mancato il coso e lo voglio assolutamente prendere. Spero che non sia successo niente con questa palla gigante. No, sembra di no. Meglio così. Allora, spin to win. Ancora. Oh sì, ecco, eccolo qua. Allora, qui c'è una scimmia dorata. Dovete prendere la batteria in tempo, altrimenti la batteria si autodistruggerà. Questo tipo di scimmia, questo tipo di nemico, è un nemico che è spuntato in, credo, Kirby Triple Deluxe, oppure Kirby's Adventure Wii. Sostituisce il Waddle Dee dorato, ed è carino come nemico, solo che, non lo so, non ci azzecca molto qui. Avrebbero forse dovuto fare una specie di reskin? Sì, secondo me avrebbe avuto molto senso, ma non importa, anche perché stiamo per fare una bella puntata sulla roulette. O forse no, dov'è? Ok. Attenzione alle palline che ora non rimbalzano più. Dovrebbe esserci a breve il cubo codice. Abbiamo già preso il primo, quindi attenzione. Dov'è il secondo? Eccolo là! Ok, fortunatamente la pallina va in senso orario, quindi possiamo evitarla. No problem. Ce ne sono due o tre? Mi sa due. Ok. Non dirò quello che stai pensando, perché ovviamente non lo posso dire, ma
La roccia ci... La pietra ci impedisce di prendere danno. Ehi, un cannone! Si va! Qui! E finalmente c'è l'armatura Robobot! Nel frattempo che vado avanti, una piccola cosa, una chicca, insomma, dei miei appunti. Come ho già detto più volte, io scrivo dove sono alcune cose e poi ogni tanto do uno sguardo agli appunti per vedere se ho mancato qualcosa o se sto per mancare qualcosa. Se una cosa è molto facile da prendere, scrivo è lì. Non puoi che è successo? Non lo so, però ripeto, dico è lì. Là avanti, non puoi mancarla. Cose del genere. E abbiamo preso anche l'ultimo cubo codice laser sulla pallina 8 nera, che se non sbaglio è il colore suo, giusto? Così come l'1 ha il giallo, il 3 se non sbaglio è rosso e il 5 a quanto pare arancione. Fine. Salta. Uè! Ah, per una volta l'ho fatto non intonato, ma non così tanto stonato. Credo. Io non sono un cantante, gente. Dragoon di Kirby Air Ride. Appare anche come strumento in Smash, almeno in Brawl. Poi non ricordo gli altri Smash, però c'è. Poi abbiamo Deluxe, che avevo già. Dynablade, il mio Staraptor di Pokémon. Ah, no, giusto. Ho preso l'adesivo raro, vero? Sì, ok, era Dragoon, va bene. Zero. Waddle Dee! Livello 3. Il laboratorio. Di notte! E c'è una stella warp. Non capisco perché ci sia questa stella warp. Forse solamente per velocizzare Kirby. Per dire, ehi ciccio, sei arrivato alla fine, quindi devi sbrigarti un po'. Ah, vero. Occhio. Ovviamente, le piattaforme che hanno un teschio mi fanno male. Cioè, devo davvero spiegarlo. Ma l'ho spiegato. Ok, allora, terrò ancora per un po' l'abilità Smash. Lo so che non dovrei, ma l'abilità Smash è così bella e buona e così croccante che è un peccato non usarla, ok? Quindi la userò ancora per un po'. Mi spiace davvero un sacco non poter mostrare l'abilità. Non posso parlarne, perché sarebbe tecnicamente spoiler. Allora, è sinistra, alto, destra, centro e poi scrigno. Però sì, c'è un'abilità che si può prendere solamente se avete un amiibo di Kirby. Io ho perso il mio, era a sinistra, giusto? Sì, ok. Quindi adesso non so se devo aprire l'altro amiibo di Kirby che ho, perché ne ho un altro di questo gioco, ma è ancora sigillato e vorrei che restasse tale. Magari ne prendo uno di Smash. Però sì, c'è un'abilità che si può prendere solamente con gli amiibo di Kirby. E adesso, Redo. Super Smash! Roccia! Non riuscirei a colpirmi con il potere della pietra. Non è roccia, è pietra, lo so. No! Ok, mi consigli raggio, io prendo raggio. Anche perché non vi ho mai mostrato l'attacco caricato, che è molto buono per attaccare a distanza. Non è così buono, però ci può stare, ci può stare. Alto destra, dai. So la strada, per il momento. Tu, Poppy Bros Junior, non ti azzardare neanche ad avvicinarti. Spada, ok. Preferisco spada di granata, ovviamente. Parlando di granata, no, aspetta, quello era un gelato, non era una granita. Vediamo un po', mini boss, ovviamente sì. Chi è? Dubior? Sì, Dubior. Super taglio. Posso anche fare così per colpirlo mentre corre. E adesso, addio. No, fermo. Se mi dai l'abilità elettro, io ovviamente la prendo. Ehi, guardate laggiù, è un riferimento a Metroid Fusion? No, non lo è, però è divertente come somigli davvero un sacco ai Parassiti X. Centro, eh? Ma al centro non c'è niente. Andando qua sopra però c'è un pulsantino. Ed ecco qui la porta. Allora, dammi la mia ricompensa. E adesso comincia il vero livello. Perché ogni volta che c'è una scelta, o meglio, ogni volta che c'è un percorso da seguire sullo schermo, non vi danno niente di troppo importante. Vi danno, ok, alla fine del percorso c'è quello, ma
non vi danno adesivi rari, niente altri cubi codice, niente di niente. Allora, attenzione a questi nemici che, se non sbaglio, sono stati già visti in altri Kirby. Vorrei dire in Kirby's Adventure Wii, ad Alcandra addirittura. Quindi, interessante, interessante. Comunque, carica elettrica. State attenti, svitiamo e dobbiamo accompagnare l'impulso elettrico che, in vita reale, è sicuramente veloce in quel modo. Nel senso che è velocissimo. Gioco. Un po' più velocemente, per favore. Grazie mille. Ok, ce l'abbiamo fatta. Se riuscite a portare questo impulso elettrico fino a qui, possiamo fare adesso la cosa extra. Per fare due cose, non una. Già, lì c'è l'adesivo raro. Ma se controllate bene qua sotto, intanto devo girare così, lì c'è il cubo codice. Se non sbaglio è uno dei cubi codice che ho mancato durante il let's play originale e sono dovuto tornare a prendere, ma non importa. Qui abbiamo fatto e prendiamo l'adesivo raro. Ma se continuate a svitare, è stupendo questo, guardate. Quanto sono carini i Waddle Dee! Notate bene però che sono Waddle Dee, non Cyborg. Quindi vuol dire che sono arrivati qui di soppiatto. Sono nascosti e sono non stati assimilati dal programma di meccanizzazione, insomma. Qua intanto, l'ultimo? No, ero sicuro che fosse qui l'ultimo cubo codice. Forse è un po' più... Avanti! Ok, ce l'ho fatta? No, non è qui. Sia qui da qualche parte. Io sono sicuro che sia qui, perché me lo ricordo. Ok, è qui. Non osare colpirmi. Laser! Ok, domanda, riesco a evitarlo? Ok, è qui? No. Ripeto, dovrebbe essere qui. Ma se non lo vedo... Oh, giusto, giusto, è un po' più rischioso. No, 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 no. Eccolo qua, perfetto. Abbiamo ottenuto tutti i cubi codice del mondo 5-3. Se non sbaglio, se la vostra abilità finisce su queste piattaforme, verrà distrutta. Quindi mi raccomando, state attenti. Anzi, occhio! Capita? Perché abbiamo sconfitto un nemico a forma di occhio. Non lo so, quando faccio giochi Kirby mi viene voglia di fare battute stupide. Anche quando non faccio giochi Kirby, ma non importa. E parlerò mentre mi concentro, perché riuscirò a fare un altro uno. Yay! Bonkers! Manga. Che poi c'è un manga di Kirby e io ho un micro manga di Kirby, ufficiale aggiungerei. Però non importa. Top Speed! Kirby Air Ride ovviamente. Magolor. Parlando di Alcandra. Parlando di Alcandra, che è il posto da dove viene Magolor. Comunque, Kanji di Re, che si legge Oh! Giusto? Sarebbe la O con la riga sopra. Abbiamo un altro livello di moto. Oppure un triciclo. Credo sia più un triciclo che una moto, ma dammi comunque l'abilità ruota. Si va a tutta... Non usa il gas. A tutto carica. Non lo so. Dov'è il robobot però? So che c'è un robobot e so che voglio andare avanti. Inoltre, se non sbaglio siete invincibili. Oh, se... grazie per esserti fermato. Non posso però più testare la mia teoria. Credo sia invincibile la ruota quando c'è appunto il... la macchina. Oh, bella host. Davvero stupenda. Sublime. Così come è sublime sapere che qui... c'è l'adesivo raro, non lo mancate, mi raccomando. E adesso possiamo andare avanti. E dato che l'ho solamente citato l'altra volta, adesso lo dico in maniera molto più esplicita. Deja vu, I just been this place before, higher on the street. Ok, basta, seriamente. Dov'è che devo andare? Devo stare attento perché so che c'è un inganno. Lo dico, ok, del Teostra. Però non mi ricordo dove di preciso, con disputarvi in viso. Quante cose ho citato in questi ultimi 5 secondi? Fermi, fermi, devo controllare, ok. Perché so che in uno di questi cosi c'è seriamente un inganno. Dovete stare attenti, perché se caricate bene il colpo, il laser distruggerà
la parete di acciaio, metallo, quello che è, facendo bloccare il passaggio qua sotto. Cosa molto importante. Infatti, andando qui, se ignorate questo, dovrebbe esserci una cosa segreta, esatto, che potete perdere. Quindi, occhio. Carichiamo un po' più basso. Ok. Premiamo B a intermittenza. E voilà! Nice! E qui c'è il primo cubo codice, non lo mancate. Ora, i prossimi non sono così complessi. L'ho detto, l'ho appena detto. Andiamo. Devo stare attento perché a breve comincia la corsa. Credo proprio adesso. Via. State attenti a quello che fate. Cambiate direzione quando dovete cambiare direzione. Cambiamo. Ok. Mi sto concentrando il più possibile perché sono sicuro al 100% che se non mi concentro potrei perdere. Ok. Perfetto. Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta, baby. Secondo cubo codice ottenuto. Questi livelli, come ho già detto, sono molto facili. Proprio perché sono veloci, ok? Sia questo, sia quello con il jet. Però bisogna comunque stare attenti. Bisogna ragionare, almeno in alcuni punti specifici. E con questo abbiamo finito. L'episodio è tutto. Oh, bug. Bug, non ha fatto la canzoncina di Arrivo al traguardo. Interessante. Possibile che ci sia questo... Nice. Questo bug solamente se correte e fate alcune cose? È un bug auditivo, ovviamente, non che conti così tanto, però è interessante, ok. E non faccio la cosa stonata. Allora. Ok. Perfetto. E... adesivo raro. Dark Matter. Non vi ho mai parlato della lore di Dark Matter. Perché non abbiamo mai visto Dark Matter, se non in... preferisco stare zitto. Ok? Però non ve ne ho mai parlato, perché non ho mai affrontato Dark Matter in... beh, non è vero. Non importa, ne riparleremo in futuro, ok? Troteo, qualcosa di nuovo, per favore. Qualcosa di nuovo, per favore. Ok, solamente l'adesivo raro. Neanche a farlo apposta. Facendo i prossimi tre livelli avremo raggiunto il mondo 6, l'area 6, senza problemi. Insomma, che dobbiamo cominciare con il livello 1 dell'area 6. Interessante, almeno per me. Quindi adesso io vi saluto. Nella prossima parte di Kirby Planet Robobot andremo nell'area 5, livello 5, dove c'è un treno super veloce. Sarà un freccia argento? Perché ha una freccia di color... Ciao.